L'arte fra noi, così titolava un articolo apparso sull'Informatore di gennaio che si occupava della bella iniziativa Concertiamo, flash mob, performance di ogni tipo. L'arte, la cultura lascia i suoi luoghi deputati e approda in uno spazio insolito, inusuale, come il punto vendita, come avviene oggi a Ponte a Greve, dove di scena è il Maggio Musicale Fiorentino. Senti, senti, ma l'indoro per parlare come si fa? Zitto, zitto, qui l'indoro per parlare biaro sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlare biaro sarà. Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma che tarda, cosa fa? Ehi, attende, qualche segno, poverina del vostro affetto. Beh, non posso non chiedere che cosa si prova ad avere un palco all'interno di un punto vendita. Ah, è senz'altro un'emozione unica, diversissimo, perché generalmente hai un teatro, una platea, invece qui hai le persone a un millimetro, è un'esperienza veramente particolare. I cantanti lirici hanno bisogno di una situazione giusta, appropriata, questo è davvero tutto fuorché una situazione appropriata, quindi già un complimento a voi che comunque vi siete cimentati in una situazione come questa, però ecco, il messaggio è forte, è importante, si può davvero uscire allora da un palcoscenico importante e arrivare in un punto vendita? Assolutamente sì, l'opera è vicinissima, più di quanto si possa pensare, al pubblico più semplice possibile, insomma l'opera fa parte della nostra cultura e quindi è giusto che scenda anche dove andiamo a fare la spesa tutti i giorni. Mi scusi, la vedo molto contento, molto soddisfatto, le è piaciuta mi questa piace, performance? Sì, molto. Se l'aspettava di trovarlo nel punto vendita? No, assolutamente no, è stata una sorpresa. Le è piaciuta? È la mia opera. Ah, beh, quindi è stata una bellissima sorpresa. Non me l'aspettavo, ero in casa e morivo di una malinconia, qualcosa mi ha detto, scendi giù, bella coppa, ho trovato questa, guarda. Un regalo mi bellissimo. Esiste? Questi coraggiosi, non avevo mai notato quanto rumore ci fosse in un supermercato, insomma, no? È veramente coraggioso cantare in questa situazione qui, attrarre il pubblico e creare comunque un momento magico, ecco, loro sono stati veramente bravi in questa situazione. Sembra Sanremo, i fiori ci sono, ma insomma è un punto vendita, ma non ha nulla del punto vendita, viste le performance che si susseguono. Allora, l'iniziativa sta andando davvero molto bene, il pubblico gradisce, gli artisti sono disponibilissimi, però parliamo anche di quello che è l'iniziativa da un punto di vista proprio dei soci. Questa iniziativa è finalizzata a promuovere la cultura, quindi abbiamo cercato di portare la cultura vicino alle persone, no? E quindi dargli anche quella meraviglia, quella voglia di andare a vedere gli spettacoli. I soci hanno molti sconti che possono fruire, per esempio per l'Opera di Firenze il 10 di febbraio ci sarà la possibilità di andare a vedere per i soci lo spettacolo a metà prezzo, i Puritani di Bellini. Poi c'è questa promozione che è partita il 19 di gennaio, andrà avanti fino al 15 di febbraio, che consiste nel diciamo, accumulare un valore acquistando dei biglietti, spettacoli al box office presso i nostri punti vendita e i libri. Tutto quello che verrà acquistato, il 20% verrà dato, restituito in valore per acquistare prodotti a marchio. Piccola, ti dissi se fai così all'orecchio? Fai l'orecchio così? Gira l'orecchio. E allora, alla Coppa anche un artista sensibile, delicato, poetico come Busti, che si è portato anche il bagaglio, poco, essenziale. Sì, un piccolo valigino con qualche piccolo gioco,
perché è bene comunque avere qualche dimostrazione, sai, ogni tanto fare vedere come si fanno le meraviglie è importante. Senti, come si fanno le meraviglie? Tu hai uno spazio che è il luogo deputato, il palcoscenico per queste meraviglie. Oggi trovi un pubblico diverso, forse, ma comunque un ambiente diverso sicuramente. Sì, infatti sono molto stupito, devo dire. Questa è una cosa che si fa abbastanza in Giappone, di fare gli spettacoli dentro i centri commerciali. Allora, questo non è uno spettacolo, questo è una piccola dimostrazione. Io farò un giochino, metto un fularino qui e poi farò così, poi farò quello per esempio così, e poi, però mentre lo faccio poi io spiego, racconto, parlo di me, di come sono arrivato e degli anni che ha questa valigia. Ma non ce la puoi aprire questa valigetta, anche piano piano per far capire... bisogna venire a vederti. Insomma, dai. Ha ha ha!